Subito al direttore generale dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, Antonio Nicoletti. Grazie a tutti voi per essere qui così numerosi in questa inaugurazione. È stato un lavoro impegnativo nei mesi estivi, per cui grazie ai miei collaboratori e collaboratrici per l'impegno che hanno profuso in queste settimane. Perché portare qui quattro piccoli musei della nostra Basilicata, dell'interno della nostra Basilicata, è stata una sfida che ci ha però colmati oggi di grande soddisfazione, perché il risultato è un'operazione inedita e il risultato ci riempie di orgoglio. Siamo nel cuore della cultura italiana e con orgoglio portiamo il cuore della cultura lucana, rappresentato e interpretato dagli occhi e dall'arte di artisti del Novecento che nella Basilicata remota hanno trovato ispirazione per raccontare attraverso l'arte le emozioni che la nostra terra sa generare. Per cui la visita di questi spazi è una visita che è anche un invito al viaggio. Venite qui, ma la vera scoperta la trovate da noi, la trovate nel Parco della Valdagri a Pennino Lucano, nel Parco del Pollino, nella Riserva dei Calanchi, perché queste opere bellissime viste qui sono ancora più belle nei luoghi in cui sono conservate, perché voi le possiate scoprire apprezzando che significa godere del paesaggio e della cultura dell'accoglienza lucana. L'operazione che ci ha visti protagonisti ci vede anche con un'opera interattiva in arte digitale, con realtà aumentata. Ringrazio Michele Scioscia che l'ha realizzata con F9 per noi di APT, ed è a sua volta un racconto con dei tablet e con delle cuffie, si è immersi nei parchi lucani. Non voglio dilungarmi oltre perché siamo in tanti ed è bene che poi la parola passi davvero all'arte. I ringraziamenti sono tantissimi, ringrazio l'Associazione Lucana a Firenze, ringrazio la città metropolitana e il comune di Firenze, ringrazio la regione Basilicata, e adesso parlerà la consigliera Sileo perché ci sostiene davvero costantemente in mille operazioni che come APT stiamo facendo letteralmente in giro per il mondo, e ringrazio i prestatori non sono, e questo non è un ringraziamento di forma, è un ringraziamento di sostanza, perché non sono soltanto prestatori di opere, ma sono custodi di presidi culturali che vivono in modo attivo giorno dopo giorno in luoghi che, nonostante la loro apparente lontananza, sono centrali e sono custodi di qualcosa che vale la pena scoprire lì dove esistono e vivono giorno dopo giorno. Grazie a tutti voi e restituisco la parola. Grazie. Insomma, siamo qui a Firenze non a caso, anche perché Firenze è una città d'arte riconosciuta da tutto il mondo. Mi piace ricordare un link del 1986: Firenze diventa città europea della cultura, nel 2019 Matera capitale europea della cultura. Quindi c'è un bel